Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo mio primissimo video su Boom Beach. Da come potete notare, improvvisamente mi compare davanti il tenente Emberman della Guardia Nera. Lui davvero incazzato a bestia per il momento, quindi non so nemmeno dove posizionare la facecam. Ci dice che dobbiamo vedere un po' in giro cosa succede. Ed ecco, c'è già un attacco improvviso. Non so cosa diavolo stia succedendo al momento, però ragazzi ci stanno già attaccando. Io proprio ora come ora ho posizionato semplicemente lì la torre da cecchino, questa qui che come vedete sta attaccando adesso le truppe nemiche. Io non so ragazzi se questo gioco può piacervi, quindi dipende tutto da voi. Se volete che come Clash of Clans diventi una serie, proviamo a superare i 1000 mi piace a questo video. Chiaramente è inutile che ve lo dica, però ve lo dico lo stesso: Clash of Clans rimarrà una delle serie portanti del canale. Se ad esempio Clash of Clans arriva due volte a settimana, Boom Beach ne arriverà massimo una. Quindi ragazzi, secondo me ogni tanto per cambiare ci può stare appunto nel fare qualche video di Boom Beach. Allora, vediamo un po', necessitiamo di un altro veicolo, quindi dobbiamo addirittura crearlo. Io davvero l'ho avviato, ma giusto per qualche secondo, giusto così per vedere se partiva. Quindi raga, mettiamo anche altre truppe al di sopra di questi barconi davvero molto molto fighi. Le meccaniche sembrano essere praticamente identiche a quelle di Clash of Clans. Chiaramente gli sviluppatori sono gli stessi. E andiamo a fare di già il nostro primissimo attacco, che si compone di due fasi. Una principale, in cui in basso a destra possiamo utilizzare le bombe sul cannone nemico. Quindi andiamo a farlo. E ne utilizziamo solamente una per non sprecarle tutte. E poi possiamo lanciare qui, ecco, le nostre truppe, che poi qui credo siano marinai o qualcosa del genere, che possono attaccare, come vedete, questa mitragliatrice. Per fortuna, ragazzi, l'attacco sembra andare piuttosto bene, ma aspettavo anche di peggio, in verità, soprattutto perché non ho un minimo di praticità con Boom Beach. Cioè, raga, lo sto provando davvero per la prima volta con voi. E quindi stiamo distruggendo quello che qui in Boom Beach viene chiamato tipo capanna, non so, una cosa del genere, ma che in Clash of Clans dovrebbe essere appunto il municipio. Quindi da come vedete... che cavolo è? È uscita gente dalla capanna. Grazie per aver respinto gli invasori, ti restituiremo il favore. Sister, in che modo? Vabbè, comunque, vittoria! Vediamo un po', abbiamo ricevuto un bel po' di cosucce, una medaglia addirittura, del denaro e poi della legna. Non so a cosa ci possa servire, forse a costruire cose nuove. Ottimo lavoro, abbiamo distrutto la base nemica e salvato gli isolani del posto. Torniamo alla base. Quindi raga, come vedete il gioco inizia davvero in maniera velocissima, quasi forsennata. Ecco, dobbiamo fortificare la nostra base, la Guardia Nera è spietata. Per Guardia Nera suppongo si intendano i nemici. Allora, queste abitazioni ci permettono di ottenere oro. Qui c'è la segheria, che non ci fa avere seghe, ma ci permette di avere del legno. E poi qui abbiamo la torre dei cecchini e poi il quartier generale. Se noi vogliamo seguire quello che in pratica ci ha insegnato il nostro carissimo Clash of Clans, dobbiamo prima potenziare tutto il resto e poi il quartier generale. Quindi raga, mi sembra giusto. Ora, il dubbio è potenziare prima la torre dei cecchini, l'abitazione o la segheria? Bella domanda. O forse possiamo costruire cose nuove. Credo che sia la soluzione migliore, per cui andiamo a mettere da questa parte il magazzino per l'oro. Poi chiaramente le disposizioni le faremo meglio in futuro, nel caso in cui voi vogliate nuovi video. E poi cos'altro dobbiamo costruire? Dei rinforzi, utilizzando addirittura il radar. Ma qui come cavolo si vedono i costruttori? Quanti ne ho disponibili? Ecco, mi fa usare la gemma, no? Allora io, raga, aspetterò qui. Aspetterò finché non si completerà. 3, 2, 1. Finalmente ci siamo! Costruzione completata. E quindi questo mi permette anche di salire di livello, come vedete in alto a sinistra. Finalmente posso mettere questo fottutissimo radar. Peccato che io non abbia la minima idea a cosa serva. Dov'è che me lo dice? Da nessuna parte. Nel frattempo che questa struttura si completa, possiamo andarci a fare anche un altro attacco. Peccato che io non abbia la minima idea di dove dirigermi. Vediamo un po', qui tiratore scelto. Perlustriamo prima di attaccare, perché attaccare, ragazzi, richiede un bel po' di denaro. Evitiamo di fare cazzate. Quindi sì, ragazzi, mi lancio. Ho a disposizione in primo luogo, ecco, questo coso. Quindi lanciamo questa prima bomba per indebolirlo. E poi, raga, ecco che ci lanciamo. Via! Attaccate, mie care truppe. Vediamo un po'. Dov'è che vanno? Ah, devono attaccare prima sti cosi. Allora, raga, questi mi muoiono. Riusciranno a resistere? Dai, raga,
Ne sono rimasti 3, dai che ce la facciamo, che questa è roba semplice. Non devono assolutamente morirmi già da adesso. In qualche modo devo però aiutarli. Colpisci, è distrutto. Non volevo morire e non volevo sprecare appunto queste altre truppe. Ed ecco che, come vedete, il quartier generale nemico sta per cadere sotto i colpi dell'ultima truppa che ci è rimasta. Tra l'altro sono sicuro che questo quartier generale lo chiamerò all'infinito municipio, quindi non ci fate caso. Afferra tutte le pietre poderose, molla tutto il resto e tagliamo la corda. Oh, se ne fuggono. Grazie per averci salvato. Quegli uomini ci avevano imprigionato e sottratto ai nostri, anzi, i nostri idoli sacri. Quindi, raga, una grandissima vittoria anche in questo caso, anche se abbiamo rischiato davvero parecchio. Ci sono state delle perdite, vabbè, dovremmo accontentarci. E ora, nel frattempo, la costruzione del radar è stata completata, quindi come potete vedere posso ritornare proprio qua nel mio villaggio. Che poi non è un villaggio, ma cos'è questo, raga? Come lo definiamo? Isolotto. Potrei però finalmente dedicarmi al potenziamento di qualcosa. Come vedete, in generale tutto questo mi richiede sui 5 minuti. Potenziamo la cannoniera, perché è quella che richiede solo 2 minuti. E poi probabilmente potremo potenziare anche delle altre cose. Ragazzi, come primissimo video di Bomb Beach, di cui non sapevo praticamente nulla, direi che può bastare, perché ora devo comprendere un attimino le meccaniche. Dai prossimi video cercherò di mostrarvi già fasi in cui sono andato un pochetto avanti col nostro isolotto. Chiaramente lasciatemi già qui in basso dei consigli che mi permettano di migliorare un po' per quanto riguarda il nostro Bomb Beach. E soprattutto, cosa fondamentale, fatemi sapere nei commenti se volete che ci faccia altri video. Mi raccomando, spolliciate se volete che questa cosa diventi realtà. Quindi, alla prossima, ciao!